Signor Presidente Sumeroli, permettetemi di aggiungere la voce di Barbara Mangiacavalli, che è la Presidente della Federazione Italiana Ordini Professionali Infermieristici, perché ci ha colpito un articolo ieri sul Sole 24 Ore. Per medici e infermieri è iniziata la fuga a peso d'oro nei paesi arabi. Mangiacavalli, buongiorno Presidente. Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Ma è vero questo? Allora, verso i paesi arabi, questo è un fenomeno che francamente non abbiamo ancora stimato. No, adesso è una cosa recente. Sicuramente come infermieri abbiamo 20.000 colleghi iscritti agli ordini italiani, formati in Italia, sì, per un totale di una spesa di 1 miliardo di euro di formazione, che stanno lavorando all'estero. 20.000? Circa 20.000, questa è la stima. Mediamente 300-400 ogni anno infermieri neolaureati si laureano e poi lasciano. Dove vanno, Presidente? Inghilterra, Irlanda, Norvegia. Scusi, ma in Inghilterra adesso è facile andare dopo la Brexit? Allora, era molto più semplice prima, ma anche adesso è fattibile ed è possibile, perché l'Inghilterra, proprio per l'uscita dall'Unione Europea, soffre di una carenza di personale qualificato elevatissima e è forse tra i paesi che hanno la carenza maggiore. Mm. E quindi c'è una carenza che è stimata in tutta Europa, ma anche nei paesi del nord Europa è importante. È una carenza mondiale quella degli infermieri. Scusi, Mangiacavalli, è una questione solo di stipendi? Non è una questione solo di stipendi, almeno in Italia. La situazione dell'Italia è molto particolare, perché la formazione italiana è una formazione elevatissima, di eccellente qualità, tant'è vero che appunto i trust anglosassoni vengono a cercare i colleghi laureandi del terzo anno. È una formazione che l'Italia, il paese, gli italiani pagano, ma non corrisponde. Aspetti, poi questo è interessante, io lo ignoravo completamente. Cioè, al terzo anno che sarebbero i trust anglosassoni? Sono le aziende, l'equivalente delle nostre aziende sanitarie. Cioè, vi vengono a cercare al terzo anno di studi? Assolutamente. Per reclutarli appena laureati, la nostra è una laurea professionalizzante e abilitante, quindi la discussione della tesi comporta anche l'abilitazione all'esercizio professionale, quindi la possibilità di essere iscritti all'ordine professionale. E con questa modalità i nostri giovani colleghi vanno in questi paesi, dove non è solo l'aspetto economico che attrae, ma è soprattutto la possibilità di esercitare la professione infermieristica così come è prevista anche dalle leggi italiane, cioè? Con autonomia professionale, con responsabilità, con un riconoscimento e una valorizzazione delle competenze specialistiche, riconoscimento giuridico, contrattuale, quindi anche economico, ma anche riconoscimento all'interno di modelli organizzativi. Questo comporta il fatto che questi colleghi ad oggi non sono intenzionati a rientrare in Italia, quindi bisognerebbe anche provare a pensare come paese a una strategia per far tornare questi nostri cervelli professionali che sono andati all'estero. Molto chiaro quello che ci ha detto, è inesorabile. Barbara Mangiacavalli, Presidente della Federazione Nazionale Ordini Professionali Infermieristici.